Eccoci qua ragazzi, Dragon Age Inquisition. Io devo chiedervi un po' scusa perché questo gioco l'ho trattato davvero molto molto male, molto molto male. Io mi sono goduto abbastanza bene questo titolo e secondo me ha diverse frecce da scoccare. Magari può sembrare un titolo di scarso valore, ma rispetto al primissimo Dragon Age Origin, il pessimo Dragon Age 2, di cui non ricordo neanche il nome, questo Dragon Age Inquisition sembra aver fatto un po' ammenda di tutto quello che la saga poteva permettersi di far vedere, e da un certo punto di vista riusciva anche in un certo modo a comunicare. È un gioco interessante, è un gioco interessante. Diciamo che rispetto a un masterpiece come The Witcher 3, posso consigliarvi di giocare anche questo Dragon Age Inquisition perché ha degli aspetti interessanti, oltre che dei caricamenti veramente eterni, ma questo è un discorso un po' a parte. Partita già avviata, io ho scelto come personaggio il Kunari, o meglio la Kunari, e devo dire che la grafica si difende abbastanza benino. La scelta, diciamo, dei ragazzi di BioWare è stata quella di fornire ambientazioni con, diciamo, eventi climatici già preimpostati. La particolarità di questo Dragon Age qual è fondamentalmente? Beh, fondamentalmente si tratta di ovviamente un gioco di ruolo dove non c'è assolutamente un aspetto strategico, o meglio c'è, ma è veramente ridotto all'osso rispetto al primo Dragon Age. Non è neanche un hack and slash, diciamo che è un insieme, un misto di cose, tutte poco convinte. Perché? Beh, perché fondamentalmente non eccelle in nessun aspetto. L'aspetto GDR è abbastanza abbozzato, l'aspetto del combattimento è abbastanza abbozzato, l'aspetto dell'esplorazione è abbastanza abbozzato, però nel complesso, e questo è un aspetto, diciamo, abbastanza interessante, nel complesso Dragon Age è un gioco che si difende abbastanza bene, proponendo la sua estetica, la sua narrativa, questa volta forte di una nuova impostazione, e cioè il fatto che noi siamo, sebbene con diversi travagli narrativi, fondamentalmente noi dobbiamo creare una inquisizione. Sarà nostra poi scelta farla diventare un'inquisizione buona o malvagia, e al contempo farla risorgere dalle ceneri alla quale, diciamo, era stata principalmente assoggettata. L'inquisizione, questo è il quartiere di questo è, pardon, il quartiere, questo è il la città di Heaven, che è, diciamo, la prima location del gioco, e già qui abbiamo delle cose che, insomma, se venite da titoli come The Witcher 3 sono abbastanza imperdonabili, nel senso che abbiamo NPC fissi che fanno sempre le stesse movenze, i dialoghi che sono praticamente invisibili, ma sovente in qualche occasione qualche personaggio butta fuori un "è come ti dicevo" oppure un "sono d'accordo con te", ecco, vedete, "sì sir" e roba del genere, però non c'è tutta quella meravigliosa sensazione che invece The Witcher 3 dava, no? Di un ambiente, vedete, cioè buona giornata, cioè, poi questi personaggi rimangono fissi a guardarsi, vedete? Ecco, questa è quella sospensione dell'incredulità che naturalmente The Witcher non possiede, cioè il fatto che ti fa sembrare, appunto, The Witcher ambienti vivi, ambienti reattivi, ambienti belli da percorrere. E ricordo che io mi ero fermato in diverse occasioni in The Witcher 3 proprio ad ascoltare le discussioni dei paesani, oppure i momenti in cui svettavano delle discussioni a dir poco eccezionali, come, non so, ad esempio, ma vabbè, non voglio parlare di The Witcher 3, verrà il momento anche di The Witcher 3, chissà. Invece parliamo appunto di Dragon Age. Quello che vedete là in fondo è il varco che noi dobbiamo chiudere. Noi siamo ovviamente l'araldo di Andraste. Andraste, diciamo, nella mitologia di Dragon Age, per farvi capire, è il dio buono, anche se è molto più complessa la faccenda. A tal proposito, i libri di Dragon Age sono molto interessanti. Sono abbastanza scritti male, anzi direi scritti male, ma danno un'ottima... un ottimo background. Se avete tempo e voglia di leggervi dei brutti romanzi fantasy,
non bruttissimi, ma neanche eccellenti, potreste leggervi quelli di Dragon Age. Qui c'è la locanda, che naturalmente è una locanda molto molto ridotta, come potete vedere. Sì, interessante l'idea di avere il bardo, diciamo, dentro la locanda che canticchia le canzoni, oppure a volte suona anche il liuto. Il gioco però non è questo, questo diciamo è l'hub centrale dal quale noi andiamo a parlare con i nostri NPC, i personaggi dell'Inquisizione, poi qui il gioco inizialmente non ti permette di ascoltare dozzine e dozzine di conversazioni e dozzine e dozzine di NPC. Convochi il consiglio di guerra è fondamentalmente il consiglio dell'Inquisizione, quello che noi useremo. E qui c'è un aspetto di Dragon Age che potrebbe sembrare interessante, cioè sarebbe interessante se l'avesse fatto qualcun altro e non quelli di BioWare. Qui abbiamo le due regioni principali di Dragon Age, Orlais e il Ferelden, e a seconda di dove scegliamo tra le due fazioni abbiamo una sorta di gioco strategico molto semplice, dove noi praticamente dobbiamo cliccare su diverse location già evidenziate e dare dei compiti, per esempio, indaga alla ridotta di Tervinal, ed io ho indagato, grazie al diversivo creato dagli esploratori dell'Inquisizione, le furie sono entrate facilmente nella ridotta di Tervinal, pressoché deserta, bla 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 bla, e praticamente noi riceviamo delle piccole ricompense, ad esempio in questo caso un monito di potere, l'influenza 20 e via dicendo. Accetti il rapporto e prosegui. Interessante da questa sorta di mappa anche la possibilità di andare di perlustrare le diverse zone, poche comunque, almeno per dove sono arrivato io sono poche, ad esempio le terre centrali, raduni il gruppo, ovviamente i personaggi che hai sbloccato durante il gioco, e qui ce ne sono tanti, sempre consigliabile fare almeno un mago, un guerriero che ci possa dare una mano e poi un ladro. Quindi proprio molto basico come gioco che non ti permette di dire ma magari usiamo 3-4 guerrieri, no, così è come si muore facilmente in questo gioco. Quindi più dai varietà alla tua equip, al tuo gruppo di personaggi, più hai possibilità di farcela. Qui ci sono parti del glossario che tu sblocchi nel gioco e che ti puoi andare a leggere ovviamente il bestiario, i mostri, gli artefatti. Parte della storia e via dicendo. E poi hai queste zone, queste macro zone, che sono fondamentalmente delle mappe un po' più grandi, che sarebbero le cosiddette zone, free roaming. E proprio in queste zone, diciamo free roaming, c'è la parte più interessante di Dragon Age. La mappa è. Questa è la visuale tattica quando dovreste fare dei combattimenti, ma fondamentalmente potreste anche non usarla mai. Mentre invece la mappa missione è quella che userete più spesso. Queste sono le zone centrali, è abbastanza grossa come zona, è tutta da esplorare. Ci sono diverse zone, diversi accampamenti, e man mano che noi esploriamo queste zone, portiamo sulla nostra influenza come leader della fazione dell'Inquisizione. Maggiori sono i bonus che otteniamo, come ad esempio avere accampamenti sparsi sulla mappa che aiutano anche per il respawn, oppure che possono anche dare luogo a certi personaggi che ti aiutano, ti lasciano pozioni, ti lasciano bauli di armi e cose di questo tipo. È interessante da questo punto di vista. Peraltro, voi per quanto andrete nelle terre centrali troverete sempre questa condizione di gioco, cioè non ci sarà mai il ciclo giorno e notte, ci sarà sempre il giorno, sempre.
E questo è un altro aspetto che è abbastanza, sì, lascia un po' il tempo che trova. Peraltro la grafica è generosa, cioè non è assolutamente un brutto gioco. Si difendono bene le texture, direi anche abbastanza bene, diciamo, i poligoni, gli effetti luce, anche se ci sono molte luci un po', diciamo, cotte, però insomma, gli effetti, anche Sunshaft, non sono male in questo gioco. Un punto interessante di questo gioco è le sezioni ovviamente che dovrete fare e che dovrete passare sono zone dove dovrete fare il crafting, quindi dovrete cercare un sacco di oggetti, ci sarà qualche mercante ma poca roba e più hanno aggiunto l'interessante cavalcatura che non è male, che io ad esempio, ecco queste sono quelle cose che Dragon Age sono interessanti. Io in questo caso ho fatto una cavalcatura un po' strana, ho voluto fare qualcosa di diverso, giusto per evitare e per non fare sempre il cavallo. Ecco, queste zone sono tutte le zone che Dragon Age, la zona centrale è la prima zona che noi visitiamo. La troviamo sotto una sorta di ribellione tra maghi e templari e ci sono diverse altre missioni. C'era la possibilità all'inizio del gioco anche lo spawn selvaggio dei nemici. Spawn che peraltro adesso si è ridimensionato parecchio, perché quando appunto l'influenza e voi mettete questi sigilli in giro per la mappa, che sono i sigilli di influenza dell'Inquisizione, istantaneamente i nemici scompaiono, cioè non ci sono più. Interessante. Da un altro punto di vista però manca completamente pathos a questo gioco, cioè il fatto che l'Inquisizione sia poco più che un clan che noi fondamentalmente costruiamo senza grossi impedimenti, cioè i personaggi, noi salviamo personaggi, non c'è mai un personaggio che dice non voglio fare parte dell'Inquisizione oppure non sono interessato all'Inquisizione oppure è un personaggio che magari mina la reputazione dell'Inquisizione. Questi sono concetti che non sono presenti in Dragon Age, cioè fin dove sono arrivato è tutto molto molto patinato, è tutto molto semplice, le missioni è impossibile fallirle, e sì, c'è un po' da girare, magari da prendere qualche decisione in qualche occasione, ma veramente poca roba. E poi fondamentalmente il gioco è molto basico, molto semplice. Ogni tanto nella mappa compaiono anche dei varchi che noi chiuderemo e questi daranno della solita influenza e quindi aumenteranno le possibilità che l'Inquisizione abbia potere nella zona. Però non è che ci sia molto altro da dire. Le zone centrali non sono, ad esempio, interessanti da rifare o rivisitare. Una volta superate non ci si torna più. Peraltro, ci sono strani meccanismi che ti permettono, ad esempio, di andare. Adesso non so se è ancora possibile andare nella Val Roya, ma non credo, perché da quel che vedo, credo non sia possibile. È incredibile, no, ma non è possibile, dai. Sì, si può. È interessante da un certo punto di vista, però le location sono poche, cioè almeno io adesso ho sbloccato già l'ultima zona che dice raduna i tuoi seguaci e vai per chiudere il varco e il gioco è già finito. Secondo me sono state meno di 12 ore di gioco, cioè è stato veramente poco, no, forse un po' di più, però non mi è sembrata tantissimo come esperienza che dovrebbe fronteggiare un colosso come The Witcher. Questa è Val Roya, o Val Roya, che praticamente è l'unica cittadina, la Novigrad, diciamo, di Dragon Age Inquisition, e devo dire che cioè, l'inventiva e la capacità anche di creare ambientazioni strane, affascinanti, un po' Final Fantasyane, se vogliamo, è notevole, perché comunque questa è una bella città. Peccato che è una città piccola, è una città che si riduce in quattro zone e tutta questa meraviglia che potete vedere va un po' così, va sciamando perché dici, vabbè, poi cos'altro c'è qua? Cioè, sì, c'è qualche negozio, qualche luogo interessante, ma caspita,
cancelli chiusi, zone che non si possono visitare. È un gioco molto story driven, cioè nel senso quando tu segui il gioco è anche abbastanza interessante, è anche generoso, ti fa vedere cose, ma quando tu Immagino. decidi di fare una tua libera esplorazione, il gioco si riduce molto drasticamente. Vi faccio vedere una zona molto carina, secondo me, che è il lago con le gondole venezianne, che è veramente una bella idea. Ecco, questa ambientazione, è veramente bellissima questa idea. Queste ambientazioni sono ambientazioni un po' sprecate, perché magari non lo so. Siamo abituati troppo bene noi, però magari, ecco, a parte queste cose terrificanti dell'intelligenza artificiale, magari non so, aspettarsi di poterle visitare, di poter fare qualche missione, qualche complotto, cioè qualche... Niente, niente, niente di tutto questo. Qui Dragon Age siamo veramente alla base del gioco di ruolo, cioè vai, parli con quattro personaggi. Poi, terminate, esaurite le opzioni di dialogo, prosegui in una main story, torni nel tuo hub centrale, cioè Haven, e nient'altro, insomma, non c'è nient'altro da fare. Qui addirittura ho svuotato la zona perché ho mandato tutti i negozianti, li ho tutti quanti fatti unire all'Inquisizione, cosa che per molti, sì, cioè, ogni tanto i tuoi personaggi parlano tra di loro. Allora, un'altra bella zona da, secondo me, interessante è questa, Cima Tempestosa. Mi sbaglio sempre. Come vedete è anche molto semplice raggiungere le altre località, il gioco non è che... Poi ci sono tutte queste piccole missioni di intramezzo che insomma sono interessanti, però si tratta sempre di andare in giro, sempre a raccogliere oggetti e le missioni sono veramente molto molto basiche. Le submission sono proprio robe che si risolvono in 3 minuti scarsi, insomma, della serie porta il fiore sulla tomba, oppure parla con mio figlio, oppure veramente basiche come missioni. Tutte le volte che arriverete a Cima Tempestosa, pioverà. Non vedrete mai questa zona di gioco sotto la luce del sole o un vento o qualcosa del genere. Pioverà sempre. E tutte le volte, perdono, la costa tempestosa, sarà sempre tempestosa, cioè ci sarà sempre questa cosa. Anche qui interessante il mare, è animato veramente bene, forse anche meglio di The Witcher 3, se voglio essere proprio sincero, qui mi piace molto di più il mare. Però il mare non fa un gioco, è un piccolo elemento di... sì, diciamo climatico, bah, è anche climatico di ambientazione, che insomma può fare la differenza. Anche qui è una zona, diciamo, boschiva con qualche animale, però fondamentalmente tutto basato sempre sul girare e raccogliere erbe, le quali ti potenzieranno, potranno darti più pozioni, potranno darti, cioè, la ruota dell'inventario come in tutti i giochi. La pozione curativa, il tonico dell'armatura e via dicendo. L'unica cosa un po' interessante di Dragon Age è anche il fatto che è anche forse uno dei pochi aspetti più interessanti, è il fatto che si può cambiare personaggio. Questo dà un po' di varietà al gioco. Adesso in questo momento sono la maga Vivienne, oppure se voglio cambiare ancora posso essere Cassandra. Una templare, perdono, ex templare, oppure anche il nano Varric. Poi ci sono le classiche abilità che pian piano vanno potenziate, che pian piano servono relativamente. Io scontri ne ho fatti diversi in questo gioco e devo dire che non ho mai avuto bisogno particolare di sentire l'esigenza come invece in Dragon Age di pianificare attentamente lo scontro, altrimenti si muore male. Ecco, adesso vi faccio vedere un combattimento, forse. Ho visto che c'era una freccina rossa, ovviamente c'è la classica mappa alla Grand Theft Auto con le varie zone di interesse. Lì c'è un nemico, non si sa, boh. Proseguiamo di qua.
Ecco, il gioco è interessante dal punto di vista complessivo, se proprio vogliamo, però non è niente di trascendentale e non potrà mai lasciare un segno perché è un gioco un pochettino tirato al risparmio, cioè tirato un po', magari avevano più possibilità, magari avevano più idee, ma comunque sono state tutte confinate. Niente di che purtroppo da questo punto di vista. La modalità single player è una lunga campagna, appunto, dove noi dobbiamo, ci sono queste zone, appunto, dove noi possiamo rifocillarci, riposarci, però guardate, se io faccio riposa, si ritorna sempre di giorno, sempre con la pioggia. Non c'è mai un momento diverso, poi qui si può parlare con gli altri personaggi. Ogni tanto anche i personaggi nostri parlano tra di loro. È un po' così, è un gioco scialbo da questo punto di vista, cioè può piacere perché comunque Dragon Age ha una mitologia abbastanza forte e può essere interessante, però non è niente davvero di remarkable. Se è veramente un gioco che viene spazzato via da The Witcher 3, diciamolo francamente. Poi è ovvio che uno può venirmi a dire "No, ma non puoi fare il paragone". Però io lo faccio e devo dire che, ecco, qui ci sono un po' di possibilità strategiche. Qui ho ghiacciato il coso. Ecco, ci sono questi effetti climatici di tempeste, di cose di questo tipo che è interessante. Però vi faccio notare che questo orso mi sta dando problemi ed è un orso. Cioè, e io sono a livello tipo 12 o 13, adesso non sto a ricordarmi. No, questi sono quei difetti di. Sono quei difetti che insomma un po' ti lasciano, dici, ma come? I boss non mi danno così tanti problemi e invece me ne dà un orso? Sì, nel gioco di BioWare anche un orso può darvi più problemi. Poi c'è il classico inventario, che spesso e volentieri non basta, ma in questo questa volta finalmente BioWare hanno messo la possibilità di avere un inventario più capiente. Qui c'è un altro nemico. Ho finalmente una lama di Hessarian, che sono fondamentalmente degli assassini. E ora guardate, durerà pochissimo perché è sempre successo questa cosa. Morto. Cioè, avete visto? Cioè, l'orso è durato di più di un assassino. E queste sono delle sviste madornali per un team. Cioè, secondo me non. Qui non è questione di. No, vabbè, ma tu sei potente. Guarda, è già morto. L'orso mi ha dato più problemi. Un orso rispetto a un assassino. Fate voi le debite considerazioni. Hmm.